ragazze, bentornate sul canale, video in collaborazione. Ringrazio tantissimo il mio ventilatore che mi farà vento e ci regalerà questo brusio di sottofondo, però ci permette di registrare questo video in questa cappa di città. Video dei prodotti preferiti, perché ne ho accumulati un po', ve ne parlo, ma di alcuni vi anticipo già che ci sarà poi un video più importante, cioè nel senso un video più specifico. Per esempio, vi farò vedere dei prodotti per i capelli, ma tra poco vi arriverà il Care Routine. Vi farò vedere dei prodotti solari, ma vi arriverà comunque il video dei solari. Quindi diciamo che è un assaggio di quello che vedrete sul canale prossimamente. Nel frattempo io li ho presi tutti, sono tutti qui, ed inizierei proprio a parlare di prodotti per i capelli. Sono due oli, ma due oli diversi con due usi differenti. Il primo è il classico olio nutriente appunto per i capelli ed è di OGX Beauty. Io credo che sia Organix, ma non ne sono sicura, quindi lo dico e lo nego. La linea Argan Oil of Morocco, quindi la linea all'olio di argan. Questa linea, oltre a fare shampoo e balsamo, fa due oli sicuri. Questo che è la versione extra, quindi adatta per capelli secchi, trattati, spenti, e la versione olio classica. Sono contenta di averlo trovato perché è un prodotto di quelli che io ho visto per anni nel video delle youtuber americane che hanno sempre parlato di questa linea per i capelli. Adesso, oltre a trovarla comunque online, perché online la si trova, io l'ho trovata da Auchan, quindi so che non solo nel mio Auchan, ma me l'avete detto anche voi su Instagram, in altri Auchan d'Italia si trova appunto questa linea. Io ho voluto provare l'olio perché quel giorno ho detto ok, sto usando un olio che non mi soddisfa tanto, shampoo e balsami ne ho, provo l'olio, e vi devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Ho preso appunto la versione extra perché, avendo comunque i capelli decolorati, che hanno subito un trattamento di decolorazione, lo sappiamo tutti, anche i bambini di 5 anni che si seccano tantissimo, e quindi avevo bisogno di qualcosa che li andasse a nutrire un pochino di più. Quindi sono contenta di aver trovato questo perché mi sta piacendo tanto, lo uso sia quando sciolgo i capelli dal turbante, quindi sui capelli umidi, che a fine styling, sia che usi la piastra oppure il ferro. Apro e chiudo parentesi, se avete visto su Instagram il mio nuovo ferro, arriverà il video dove vi faccio vedere come lo faccio. E quindi uso questo, quindi lo uso sia la mattina, ne basta pochissimo perché è molto molto concentrato, lo uso sia la mattina che appunto la sera se faccio lo shampoo, quindi in questi modi. E mi piace tantissimo. Il profumo è un profumo delicato, vi devo dire la verità, non si sente neanche tanto, cioè una volta che l'avete applicato non lo sentite, non rimane assolutamente niente sui capelli. Se volete un profumo che rimanga un pochino di più, vi dovete prendere questo, no, dovete, vi faccio vedere questo, della linea Sexy Hair. Io l'ho acquistata nel salone dove vado appunto io, quindi nel salone di parrucchieri dove vado sempre, che appunto ha tutta la linea. Sexy Hair è famosissima per la linea rossa, quella per capelli volumi, per dare volume ai capelli, nello shampoo e nel balsamo. Io ho preso un prodotto di styling ed è un Hair and Body Dry Oil Mist, quindi un olio secco per viso e corpo al profumo di rosa, è arricchito da olio di mandorle. Allora, è bellissimo sulla pelle umida. Quando avete fatto la doccia, ve lo vaporizzate, vi dà questa lucentezza e vi profuma leggermente di rosa. Va bene sui capelli, però da intendere secondo me come profumo per i capelli e non olio nutriente, cioè non ha nessuna azione, vi dico la verità perché vi devo dire un'altra cosa, non ha nessuna azione nutriente, non ha nessuna azione districante, ha un'azione profumata, quindi profuma bene i capelli. Se lo state cercando, cioè se pensate che possa andare a sostituire un olio normale, no. Io lo pensavo e poi mi sono ricreduta immediatamente. Però è un prodotto comodo, secondo me, in estate, proprio per non mettersi l'olio e non oliarsi tutte. Questo è un prodotto comodo anche da portare in vacanza, infatti io nel beauty della vacanza me lo porterò. Appoggiamo qua. Parlando di corpo, prodotti corpo, e anche qui vi faccio vedere una cosa che vi ha fatto impazzire su Instagram. Vi ha fatto impazzire.
Ne parlerò anche nel video sui solari, perché non è un solare, ma è qualcosa che riguarda il mondo, la sfera dell'abbronzatura. E sto parlando di un auto abbronzante. Io quest'anno ho voluto provare con l'auto abbronzante. Ne avevo usato uno, il primo che ho usato 10 anni fa, mi aveva trasformato in una pesca, perché ero proprio una pesca noce, proprio color arancio arancio. Ovviamente sono passati gli anni, le tecnologie grazie a Dio vanno avanti, sono migliorati, e quindi ho detto proviamo, sicuramente non rischio di diventare un'altra volta arancio, e sono felicissima. Questa marca la volevo già provare perché la vedo usare spesso. Il risultato che vedo sui corpi, sulle ragazze che le utilizzano, mi è sempre piaciuto, e quindi ho scelto di provare questo kit di Saint-Tropez, che ha anche il guanto. Questo è fondamentale, adesso vi parlo. Io l'ho trovato su Amazon ed è appunto composto da queste 3 mini taglie e dal guantino. Allora, il guanto è comodissimo, è la cosa secondo me fondamentale per applicare l'autoabbronzo, soprattutto questo genere qui, che è il mousse. Le altre mini taglie sono tutte da 50 ml e nel kit abbiamo un gommage da applicare, vi fate la doccia. Praticamente io faccio così, vi dico come faccio io. Faccio la doccia, mi scrubbo e passo il detergente, mi asciugo bene, prendo il guantino, prendo la mousse, la agito. Questa è la 1 hour 10, quindi ha un effetto colorante immediato, ma sviluppa bene nelle ore successive, quindi se lo fate la sera il reale colore che vedrete è lo vedete la mattina dopo. Spruzzo, mi metto il guanto, state attente perché io qui la prima volta ho fatto un errore madornale, metto il guanto, metto la mousse e andate proprio con questo guantino ad applicarvelo su tutto il corpo, ed è semplicissimo. Nei giorni dopo si applica questo prodotto qui, che è un prodotto di mantenimento, diciamo, è una crema idratante che va ad aiutare a mantenere la pelle idratata e a non far andare via velocemente l'azione dell'autoabbronzante. Allora, io adesso sono senza colore, cioè non l'ho ancora rifatto, perché tra 2 giorni vado al mare, quindi casomai lo faccio, che ne so, lunedì dopo il weekend, però appunto lo faccio di solito infrasettimana. Il colore che dà è molto naturale, ovviamente dovete stare attenti ad applicarlo, però secondo me questa è una di quelle cose che con la costanza e con l'utilizzo si diventa pro e si diventa più brava ad applicarlo. Visto che siamo in tema corpo, mi svelo subito il profumo che sto usando in questi ultimi 2 mesi. Ovviamente fa caldo, è estate, e io volevo qualcosa di un po' più frizzante, un po' più fresco, ma non qualcosa che avessi già utilizzato. Comunque anche il video sui profumi, sull'update, arriva, perché ho veramente tante cose che mi piacciono, quindi voglio condividerle con voi. Quello che sto usando in quest'ultimo mese è questo profumo qui, di Stella McCartney. Stella è un profumo che è adatto secondo me a tutte le stagioni, perché è un profumo molto femminile, molto sensuale, ha queste note di rosa, ma è una rosa muschiata, vagamente, ma proprio vagamente può ricordare Narciso, il classico, il Forer, ma vagamente, perché cioè proprio poi i fiori all'interno, le note sono diverse. Comunque tutte le note olfattive le sentirete nel video dei profumi, qua vado un po' velocemente, e mi piace tantissimo perché è fresco, frizzante, è uno dei parfum. Io ho preso la versione da 50 ml e in abbinato mi hanno dato la crema corpo, e vi devo dire la verità, abbinare la crema corpo al profumo fa sì che duri molto molto di più. Comunque è un profumo che mi sta piacendo tantissimo, non avrei mai detto che potesse essere nelle mie corde, invece è un profumo che indossato mi piace, mi fa impazzire. Quindi Stella, il classico, perché poi ci sono tante varianti di questo, di Stella McCartney, ma questo è proprio Stella, l'eau de parfum 1. Passiamo alla skin care. Ho cambiato un paio di settimane fa tutti i prodotti di skin care,
e quindi ho finito alcuni di cui vi avevo già parlato e ne ho iniziati altri, ho strutturato in maniera diversa la mia skincare. Però vi faccio vedere una cosa, che è una maschera che mi sta piacendo tantissimo. È una maschera di Jouer, si chiama Mask Mineral Clarifiant, Clarifying Mineral Mask, per tutti i tipi di pelle, ha un'azione appunto schiarente, uniformante. Mi piace sia il profumo, è arrivato a Margot con le sue zampette, sia il profumo molto dedicato che la consistenza. Va bene per tutti i tipi di pelle, per chi vuole uniformare il colorito. È consigliato farla 2 volte a settimana. Ha un procedimento per essere applicata, quindi per essere efficace. Sul viso ovviamente pulito si va a stendere, dopodiché si massaggia. L'azione massaggiante sul viso fa sì che diventi termoattiva, quindi scalda. Vi sentite calde tutto il viso. Dopodiché cambia la texture, quindi questo gel diventa quasi lattiginoso. Si lascia agire per 30 secondi, dopodiché si sciacqua tutto ed ha un'azione che mi piace tanto, perché vedo proprio la pelle pulita, schiarita, uniformata, non mi va a seccare la pelle. È una maschera che mi sta piacendo tantissimo. Jouer è uscito con 3 maschere nuove, fra quelle che io le ho provate tutte e 3 praticamente. Mi piace tantissimo anche quella rimpolpante, che ha un'azione più idratante, ma questa è la mia preferita. Vi parlo adesso di make up, perché ho 3 prodotti in realtà, perché alcuni sono delle combo che vanno in abbinata. La prima combo, che è quella che vedete che ho sul viso, è la mia nuova base, i miei nuovi tip per fare la base. Io sto usando con piacere questi 2 prodotti. Allora, vi parlo di questo di Lancome, perché ve l'avevo promesso già. Si chiama Skin Feels Good, è un perfezionatore dell'incarnato idratante che ha un'azione luminosa, illuminante, healthy glow. Comodissimo, perché abbiamo il dispenser appunto così, non è un classico tubo. La mia colorazione è la 025 beige e io l'ho presa a un fattore, scusate, protettivo 23++++, non ha parabeni, non è grasso, eccetera eccetera. Io l'avevo preso da utilizzare come base leggera da tutti i giorni. Devo dire che quando l'ho provato in negozio mi è subito piaciuta la texture, perché è molto morbida, resta bello glow, quindi luminoso, l'incarnato resta leggero, trasparente, nel senso che si vede ancora la vostra pelle, non ha un effetto super uniformante. Pur essendo un prodotto idratante, io avendo una pelle mista, anche con questo caldo riesco ad usarla tranquillamente. Anzi, vi dirò di più, che adesso l'ho incipriata perché ho le luci davanti, ma altrimenti io la mattina, quando lo uso, è velocissimo da applicare, io lo applico con le dita, la mattina io neanche uso la cipria, cioè vado ad applicare poi subito sopra il mio blush fidatissimo, correttore, tutte le cose che ci sono sopra, ed esco. Proprio lo prendo come non una crema colorata, ma proprio come è un perfezionatore dell'incarnato, è proprio la parola giusta, non riesco ad associarvi ad altre parole, perché questa la spiega benissimo. Nell'ultima settimana sto aggiungendo a questo una goccia di questa, che è la nuova crema idratante colorata di Jouer. Mi è arrivata in 2 colorazioni, questa è la più scura, è la Dore, no scusate, la Dore Medium. Cosa faccio? Allora, ecco, già per farvi un paragone, questa da sola è più leggera di questo, ok? Quindi questa è la classica proprio BB cream, la classica crema colorata leggerissima, che va a dare appunto colore ma non va a dare a perfezionare la pelle. Questa mi serve per dare un po' di colore a questo, e soprattutto quando l'autoabbronzante è un po' chiaro, quindi per scaldare un po' il viso applico una goccia di questo. Se state cercando una crema colorata ve la consiglio, perché anche da sola appunto va a dare colore. Se non avete bisogno di coprenza, di uniformare, non volete niente, ma volete magari giusto un tocco di colore, va benissimo, dura bene tutto il giorno, anche questo dura tutto il giorno, e quando metto questa combo non applico il primer. Poi, sempre per quanto riguarda la base, io ho ritirato fuori, e questo ve l'avevo fatto vedere nel video dei correttori low cost, ho ritirato fuori questo di L'Oreal, l'Infallible 24 Hour Concealer Pomade, quindi
il dupe, non troppo dupe, del Soft Matte Complete Concealer di NARS, quello nel pottino che adoro e ho finito. Quindi siccome ho finito quello ho tirato fuori questo. La mia colorazione è la 1.5 Light Medium ed è appunto un correttore cremoso giusto. L'unica cosa che sto notando adesso è che fa proprio caldo è che lo dovete incipriare, cioè questo lo dovete assolutamente incipriare. Infatti io lo applico con la spugnettina, con la piccola blender per gli occhi, che mi aiuta proprio ad andare a settarlo bene, a fissarlo bene, però lo devo fissare con la cipria, non posso non mettere la cipria perché va via. No, non va via, stampa il mascara, se mettete il mascara finisce nelle pieghette, quindi è un po' delicatino, però devo dire che per essere un dupe secondo me economico non è al pari di quello, preferirò quello per tutta la vita, però questo qua insomma per quello che costa va benissimo e mi sto trovando molto bene. Gli ultimi due prodotti sempre di make up sono gli unici ombretti che sto usando ultimamente, anche se non metto il mascara, perché sapete che ho passato almeno 3 settimane senza applicare il mascara tranquillamente, quasi mi piaceva, no, mi piace, però un po' di ombretto lo metto, soprattutto questo, il primo che vi faccio vedere. Il brochet è uscito con quattro nuove colorazioni di questi matitoni in crema, ombretto in crema, che si chiamano Ombre Life Proof. Sono appunto dei matitoni resistenti, c'è scritto resistenti in tutte le circostanze. Scherzi a parte, sono 4 colorazioni, queste sono quelle che uso di più io, che sono quelle che mi piacciono di più perché sono un po' più naturali. La prima che vi faccio vedere si chiama Ora ed è lo 02 ed è questo colore, eccolo, vedete, no, è bellissimo, è un colore illuminante, fantastico, che può essere secondo me, e io lo faccio, usato anche come highlighter. Infatti è il mio colore preferito da applicare sotto l'arcata sopraccigliare, sulla palpebra quando non voglio applicare nient'altro, come illuminante appunto in crema da picchiettare, mi piace tantissimo. E mi piace tanto per andare a dare un po' di definizione al contorno dell'occhio, quindi alla rima ciliare inferiore e superiore, proprio per dare quella parvenza di ombra, il colore Top 08, che mi piace molto. Anche questo, vedete, è molto luminoso, si sfumano facilmente, sono resistentissimi. Ecco, sfumato troppo, ecco qua, questo è Top sfumato un pochino di più. E questo lo uso anche se non vado a mettere il mascara, proprio per delineare il contorno degli occhi. Ce l'ho fatta, abbiamo sconfitto il caldo e non ho sudato, perfetto. Quindi questi erano tutti i miei preferiti, spero vi possano essere stati utili, vi ho rifatto vedere qualcosa che vi poteva interessare. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!